Risotto con verdure di stagione. Un piatto unico che unisce sapori freschi e di stagione, creando una preparazione nutriente ma leggera al tempo stesso. Il risotto con verdure di stagione è una ricetta semplice e veloce da preparare, ideale per una cena sana ed equilibrata. Gli ingredienti sono un mix di verdure fresche, come zucchine, carote, zucca e spinaci, unite ad una base di riso e aromatizzata con prezzemolo e una nota di gusto in più data dal parmigiano. Gli step per preparare un buon risotto con verdure sono molto semplici. Per prima cosa tagliare le verdure a dadini e farle rosolare in un tegame con un goccio d'olio. Una volta cotte, aggiungere il riso e farlo tostare, quindi bagnare con del brodo caldo e mescolare fino a cottura ultimata. A fine cottura, aggiungere parmigiano, prezzemolo tritato e, se gradito, un goccio di olio extravergine d'oliva. Ecco gli ingredienti e gli step per preparare un gustoso risotto con verdure di stagione. 200 g di riso a chicco tondo, 2 carote, 1 zucchina, 1/2 zucca, 50 g di spinaci, olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 50 g di parmigiano grattugiato, brodo vegetale. Tagliare a dadini le verdure mondate e lavate. In un tegame capiente, far rosolare le verdure in un goccio d'olio. Aggiungere il riso e tostarlo per qualche minuto. Bagnare con del brodo caldo e mescolare fino a cottura ultimata. A fine cottura, aggiungere parmigiano, prezzemolo tritato e, se gradito, un goccio di olio extravergine d'oliva.